Ma chi è? Ma vedo un tavolino, la nostra cuoca selvatica, Eleonora Matarese. Ciao Eleonora. Ciao Antonella. Bentornata. Grazie. Adesso è la stagione del bosco. Eh sì. Il bosco si risveglia. Certo. E cosa ci hai portato? Si risveglia anche lei, con cui prepariamo una ricetta che sono le tagliatelle della zia Cri con il sugo di strigoli. Gli strigoli! Strigoli che in realtà ci sarebbe tantissimo da dire, potremmo parlare fino a dopodomani perché certo, c'è veramente tanto, hanno tantissimi nomi. Strigoli perché se si strofina la foglia stride, un po' come quella della verza. Chopette, chopit, bubbolini perché quando vanno in fiore e si schiaccia il fiore i bambini amano fare questo gioco, è come se scoppiasse la pallina. E, volevo raccontare che questa è la vulgaris, cioè quella più comune, si trova adesso dappertutto in tutta Italia tra l'altro, quindi possiamo chiunque la può trovare. Esatto. Si possono fare tantissime ricette, si può anche essiccare e polverizzare, ricchissima di nutrienti. E mi piaceva però ricordare due cose che apparentemente possono sembrare botaniche e tecniche, ma in realtà ci servono. La prima è che appartiene alla famiglia delle cariofillacee, che è una famiglia che ha più di 600 specie e ce ne sono tantissime in Italia. E cariofillacee vuol dire chiodo di garofano, perché spesso le radici di queste piante hanno un olio essenziale dentro che si chiama eugenolo, che sa di chiodo di garofano. E l'altra cosa che volevo raccontare è che è la pianta simbolo dal punto di vista botanico della regione Lombardia, nel senso che il simbolo, la pianta della regione Lombardia è la rosa camuna, ma c'è la Silene Elisabete che fa il fiore rosa, che è la pianta simbolo della regione Lombardia. Anche se si trova in tutta l'Italia, infatti queste tagliatelle con gli strigoli è tipica dell'Emilia Romagna. Infatti tra è una ricetta romagnola e ho scoperto che anche in Sicilia utilizzano la silene nel sugo praticamente. La silene, è vero, è un altro nome che si L'altro nome, che è il nome diciamo più tecnico, silene, perché il sileno era un amico di Bacco che aveva il pancione. E quindi come il fiorellino tondo. Tondo e quindi... Anche vedi, perché è un'erba ghiotta. Andiamo a vedere com'è. Adesso tu ci descrivi con la zia Cri. Prego Leonora, mettiti dall'altra parte rispetto alla zia. Così intanto, zia, tu con questo silene, questi strigoli, come li chiamate in romagna? Strigoli. Strigoli? Strigoli o stridoli a volte? E stridolo. Strido. Perché strido. Crescono nei fossi, si vanno proprio a raccogliere. Dove è più umido ancora di più, sono più carnosi. E come si fanno? Allora, si puliscono, che si tolgono i gambettini più che sono coriacei. Un po' più coriacei, esatto. Scalogno, olio, mettiamo tutte le foglioline, si fanno leggermente, senti che c'è l'odore proprio dello scalogno che sì, è, vero. È bello intenso. Sale e pepe si fanno appassire. Una volta appassito aggiungiamo salsa di pomodoro, una passata. E senti, quindi... ma gli strigoli possono essere utilizzati anche, non so, in una frittata di uova? Assolutamente sì, sono visto ottimi che... nelle crepe. C'è una ricetta tipica greca che si chiama agropapula, in cui praticamente le foglie si friggono nell'olio d'oliva, diventano come le patatine. Il sapore degli strigoli, non appena sono spuntati, ricorda vagamente l'asparago. Man mano che si va avanti diventa un po' più di noce o di nocciola. La cosa importante è raccoglierli sempre prima della fioritura, perché è una pianta che contiene saponine e quindi potrebbe, insomma, essere un po' difficile da digerire. Tra l'altro, cosa importante, spesso quando si spezzano, secernono una sorta di mucillagine, chiamiamolo così, una schiumetta. E silene, infatti, si pensa derivi anche dal greco salion, che vuol dire saliva, proprio per questa, come dire, questo liquido, bavetta appiccicaticcia. Quegli steli un po' più coriacei che diciamo eliminiamo, in realtà li possiamo essiccare e possiamo utilizzare questa polvere per la besciamella, per le creme salate, per le crepe, le frittate, quindi come aromatizzante. Tra l'altro un'altra idea, la stessa foglia di silene si può mettere sulla sfoglia e incorporarla alle tagliatelle. O anche in polvere. Sì, ah, cioè no, ma lei diceva come disegno. Tiri, come capito? Disegno, tiri, sì. E così dentro... Carina, esatto. Per averle con le foglie, è insomma. È molto carina, soprattutto se magari appunto qualcuno vuole una cosa di festa, è esatto. Molto carino avere anche questa. Ed è una pianta tipica del periodo e infatti spesso le ricette, cioè si accompagna con le uova, esatto. Anche di quaglia. E, per esempio la ricetta di prima aveva un bellissimo letto di agretti
si usa fare anche i letti di silene, perché si può mangiare anche vedi, cruda. Tu lo conosci il silene Barzetti dalle tue parti? Nella pausa pranzo io e i miei collaboratori abbiamo deciso di andare a erbe, che ci rilassiamo. Quindi pausa pranzo, tutti adesso silene, tutte queste... E poi le cucini appunto con le uova, con le cose anche con semplicità. Sì, no? Così non si sta al cellulare, si va a erbe. Che sta esatto. Ma certo, fa bene anche ogni alla tanto. Salute. Ma anche tu, Eleonora, quando vai nel tuo bosco, vai senza niente, tranquilla. Sì, io sono sempre nei boschi e sempre da sola. Tra l'altro questo è il periodo dell'aglio orsino, quindi silene e aglio orsino insieme. Sono meravigliose, abbiamo usato tanto l'aglio orsino. Tanto bene alla salute. Dov'è la dottoressa? È lì, Levelina. Fanno bene alla salute, no? Infatti, sono, diciamo, delle miniere di minerali, di oli essenziali, di antocianine, quindi infatti utili a proteggere soprattutto i vasi, la nostra circolazione. Esatto. Vedi, in questo modo, guardate, poi tra l'altro è il sapore di queste tagliatelle con questa silene, con questi strigoli, quale sarà rispetto agli altri, cioè a quelli normali? Che sapore ha? Ricorda l'asparago. E quindi per cui... anche per quello è anche un po' depurativo. E comunque nella era un piatto povero, perché erano erbe spontanee, quindi era un discorso. Cosa vuoi dirmi? No, che ti domandavi che sapore avesse. Io potevo assaggiare. Penso che dici, sì, potremmo. Magari. Perché sai, la prima volta, no? Perfetto, lo serviamo nel piatto, quindi tagliatelle con gli strigoli o tagliatelle con silene, che è la silene è il nome giusto. Quindi grazie alla nostra cuoca selvatica Eleonora Matarrese, che è, come dire, è il suo momento questo del bosco. Grazie alla zia Cri, che come sempre interpreta grazie, una ricetta peraltro che è anche romagnola. E buon appetito a tutti, questo è un piatto shue shue povero ma ricchissimo come spesso avviene. Vado da Fulvio.